Sentiamo ora i commenti che il nostro inviato Marco Bressanelli ha raccolto in piazza Verona tra gli indipendentisti veneti. Franco Rocchetta, un po', ti senti un po' il papà di questa manifestazione, di questo movimento plebiscito 2013, di questa voglia di indipendenza del Veneto? Il padre e anche il nonno, perché qua che se fioi ragazzi, ragazze che avevano 2 o 3 anni, 30 anni fa o che 40 anni fa non erano ancora nati, sono qui adesso. Allora questa è la conferma della validità dell'idea di indipendenza, di giustizia, di autogoverno, di buon governo. Il fatto che i giovani si impegnino con la bandiera veneta, beh, questo è il futuro dell'Europa, questo è il futuro del mondo. Soddisfazione Gianluca Busato, che è responsabile di questo evento, di questa manifestazione di plebiscito 2013. Allora, cosa si aspettava? Siamo molto soddisfatti perché finalmente abbiamo dimostrato di non fermarci di fronte ai diktat della partitocrazia italiana, che vorrebbe privarci del diritto di decidere il nostro destino. Noi, la nostra volontà di rispondere a un semplice quesito, vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica federale, indipendente e sovrana, lo vogliamo esercitare. Questo è un diritto alla base, una libertà di espressione minima che ci spetta, e oggi i cittadini si sono organizzati insieme ai comuni del Veneto presenti per riaffermare questa volontà. Ecco, ricordiamo quanti sono i comuni che hanno già aderito a questo comitato? Sono 117 comuni, pensiamo che rappresentano più di un cittadino veneto su 4. È quindi una forza di popolo veramente notevole e impressionante dal punto di vista anche storico. E trasversale. E trasversale. Ci sono comuni di ogni diciamo orientamento politico. Questo anche risponde a quella che è la nostra piattaforma, tra l'altro che è una piattaforma trasversale. Noi abbiamo lanciato una sorta di dibattito, di conversazione nazionale tra tutte le componenti del Veneto, ma anche le categorie sociali, non solo le forze politiche, proprio perché c'è un'esigenza che secondo noi è di emergenza democratica. La situazione è grave e dobbiamo assolutamente dare una svolta e decidere il nostro destino. Ma sul palco presenti anche dei rappresentanti dell'Europa dei popoli. Assolutamente, sono intervenuti degli ospiti dello Scottish National Party, John Riley, parlamentare e costituente per l'Assemblea Costituente della Scozia, della prossima Scozia indipendente, e Ian Renwick del Consiglio delle Highlands, dell'isola di Skye, sempre dello Scottish National Party, nonché Giovanni Dalla Valle, che fa parte della Yes Campaign, sempre dello Scottish National Party.